Ma io è difficile sempre parlare in queste situazioni perché comunque non è facile, siamo in un periodo difficile, vabbè, si vede perché comunque oggi è andata male, però io credo che da adesso basta chiacchiere, ne abbiamo fatte fin troppe, ora dobbiamo metterci con la testa e affrontare queste ultime partite alla grande perché ora è il momento di salvarci. Se finora si è parlato di playoff, non playoff, ne abbiamo sentite tante, ora basta. Credo che da me, io sono il primo a farmi un esame di coscienza stasera e credo che è arrivato il momento che devono farselo tutti, perché di chiacchiere, ripeto, se ne sono fatte fin troppe, ora bisogna darsi una mano tutti e uscirne tutti insieme, perché credo da me fino al ragazzino che è venuto in prestito, che a fine giugno è andato via, perché qui ci stiamo giocando il pane per le nostre famiglie, quindi basta scherzare, basta fare queste figuracce. Dobbiamo andare al 110% perché credo che ce lo meritiamo. Sono parole importanti queste da parte tua. Ti chiedo un'ultima cosa prima di lasciarti andare. Cambiare modulo in 3 giorni vi ha creato sicuramente dei problemi. Anzi, voi in una settimana siete passati dal 4-3-3 al 4-2-3-1 al 3-5-2. Come si fa ad assorbire tutti questi cambiamenti in così poco tempo? Ma io non credo sia una questione di modulo, perché se ognuno di noi dà il massimo non credo si affrontino questi problemi. Io per il bene del Pescara sono disposto anche a stare in panchina, a fare guardiania, non lo so, però spero che il Pescara torni a giocare bene e torni a vincere. Ora, ripeto, dobbiamo metterci tutti sotto perché non è questione di modulo, ma è questione di cattiveria e di impegno e di tutto. Quindi da domani dobbiamo andare ancora di più.